Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Bad Smoke Games. Siamo tornati su Resident Evil. Ho scoperto come prendere il fucile a pompa che tanto mi serviva, il tanto agognato fucile a pompa. Ma per farlo saremmo dovuti comunque scendere dentro il seminterrato, perché dovevamo prendere la chiave scorpione che abbiamo trovato la scorsa volta, se vi ricordate. Perciò, senza indugiare, io mi svuoterei le tasche e procederei nella ricerca del fucile, che non so dove si trovi di preciso. Ho nascosto qualcosa di interessante qui, prova a trovarlo. Aspetta un attimo. Allora, però io ho della polvere da sparo. Ma allora non è vero che ho finito proprio tutte le cartucce. Munizioni potenziate addirittura. Bobo via. Ok, posiamo questo, posiamo quest'altro. Speriamo non mi serva il fluido, perché... Porca puttana, ho sbagliato. Non volevo sparare. LT. Come faccio? Mettere le A. Ah, Y più LT mi fa cambiare. Ehi, calma. Ah, così. E metto le altre. Così metto invece quelle normali. Oh, fico. Ok. Bene, bene, buona a sapersi. Quindi, questa foto. Cosa hai trovato? Fa vedere. Ho nascosto qualcosa qui. Nel camino. Ok. Va bene. Per ora non ci serve, quindi andiamo. Ok. Andiamo a provare a trovare questo maledettissimo fucile. Sperando di non trovare troppi... Di non incappare in troppi intoppi. Qua c'è già una chiave scorpione da utilizzare. Blam. Che bellezza. Que gusto, que sabor. Aha! Ok. Mi ha riportato qui. Bene. Oh, mamma mia. Sono già cagato addosso. Ok, piccolo problema. Ehi, c'è una foto qui. Ah, ok. Ok, di sopra c'è il padre che gira. Bisogna fare moltissima attenzione. Ehi là, fluido. Ma con te ci faccio un bel medikit allora. Sì, grazie, non lo volevo guardare. Volevo utilizzare. Perfetto. Non c'è niente, vero? No. Andiamo piano piano. Quatti, quatti. Quella è chiave serpente, quindi niente. Qua c'è per caso qualcosa che mi possa interessare, perché non è che ho controllato molto bene. Direi di no. Quindi torniamo dal nostro paparino che ci cerca, facendo moltissimissima attenzione. So che è da qualche parte, ma non so dove. Eccolo. Una porta. Non riesco a capire da che parte, però. Sta avvicinando da qualche parte. Dannazione. Ma qui chiavi serpenti non... Grazie. Questo mi sarà utile. Di qua mi serve. Ma qui non c'è nessuna porta con lo scorpione. Mannaggia. E allora non è qui la porta con lo scorpione.
Quantomeno non quella che serve a me. Leviamoci di qua prima che ci trovi. Ok. Va bene. Dove diamine è allora? Un'altra porta con lo scorpione. Dove l'ho vista una porta con lo scorpione? Di sotto forse? Bisogna fare attenzione perché anche qua sotto gira. Tra l'altro, la prima volta che ero in questa stanza non ci ho manco... Oh sì, grazie. Non ci ho manco guardato qui. Ma dove diamine è la porta con lo scorpione? 3 scomparsi in esplorazione urbana. Vabbè, non ce ne frega niente, dai. No, dai, lo leggo. Le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per rintracciare 3 uomini di New Orleans scomparsi durante una visita... alla comunità di Dovley il 9 di questo mese. I 3 scomparsi, Peter Worken, Andre Stickland e Clancy Travis, sono noti per i loro video pubblicati su internet che mostrano l'esplorazione di edifici abbandonati e case stregate, e si trovano a Dovley per effettuare riprese. Ok. Un libro. Che libro è? I segreti dell'abisso. Clive R. O'Brien. Bastardo che gira. Speriamo non mi veda. Non riesci a battere un vecchio? No, mi ha trovato. Merda, mi ha trovato. Sei fastidioso. Mamma mia, come sei fastidioso. Ragazzi, oh. Fastidioso come la merda. Dove diamine è la stanza della nonna? Perché, da quello che ho letto... il fucile si trova proprio nella stanza della nonna. Ma non quello che ci serve a noi. Quello da scambiare con quel fucile lì. Ma la nonna? Dove cazzo sta? In che stanza? Vorrei sapere come cazzo ha fatto a trovarmi quello lì. Ero tutto nascosto, tutto quatto quatto. Quatto quatto! E questa porta me la ricordo molto bene. Aspetta, ce n'è un'altra più in qua. Ce n'è un'altra qui. Se non ricordo male, Non mi ricordo molto bene, ma dovrebbe esserci un'altra cosa dello scorpione proprio qui, perché sento dei passi. Facciamo che metto le munizioni potenziate, va? No, corvo! Dannazione! Scusa, ma io ho la mappa. Salottino, sono l'ingresso, la dispensa, sono giù, sala da pranzo. Teria garage... scorte. Stanza inceneritori, officina. Come si fa? No, voglio... Mm.
voglio vedere. Salone d'ingresso è bloccato. E che diamine? Nella stanza di sopra non c'era. Non c'era un altro scorpione, giusto? Oh mamma. Mi trovo un attimo spiazzato. Pensavo di trovare la stanza con lo scorpione qui nei dintorni, e invece no. Ma se io vado un attimo al piano di sopra, no? Vediamo se la mappa cambia un attimo. Perché qui c'è la chiave serpente. Non sei di sotto, vero? No, di sopra. Stanza dei genitori, ripostiglio, stanza dei bambini, garage, lavanderia, stanza della nonna. Eccola la stanza della nonna. L'ho trovata, ok. Devo andare nella stanza della nonna, l'ho trovata, l'ho trovata. Si trova lì nel mezzo. Gira anche di sotto. Pezzo di sterco, gira anche di sotto. Stanza della nonna, velocissimi. Non avevo mai girato lì sotto. Eccola. Eccola la stanza della nonna. Gentile signora Baker, come si sente ultimamente? È passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. C'è qualcuno. Ma io voglio leggere. Chiudi là. Me lo fa chiudere. Dov'è il fucile? Dove diamine è il fucile? Ne ho abbastanza di seguire questi pezzi di merda per il giardino. Nascondi le sculture a forma di testa di cane, così i nostri ospiti non potranno più uscire di casa. Ho già pensato dove. L'orologio a pendolo nel soggiorno, il libro dell'area ricreativa, la stanza delle dissezioni nel seminterrato. Perfetto. Io vorrei finire di leggere questo. Com'è? Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie fungine, quasi sicuramente correlate alla muffa. Le allucinazioni e i suoni di cui mi ha parlato potrebbero dipendere da queste formazioni. Se la sintomatologia da lei descritta è causata. Fa male, eh? E crepa. Oh, e vai un po' giù. Cazzo, non va giù. Aio. Bastardo. Dov'è il mio piccolo Ethan? Merda. Chiudi quella porta. Ragazzi, che infarto.
Cazzo, lo mi ha fatto leggere. Ora gli faccio passare la voglia. Ora gli faccio passare la voglia per davvero. Allora, ci l'ho rotto. Mo' ti faccio vedere io. Comunque le munizioni potenziate fanno meno danni della pistola. Ma vabbè. Fanno meno danni di quelle normali. Ma vabbè. Colpito in testa troppe volte. Oh, ragazzi, sarà testardaggine, ma io andrò a leggere quella cosa. Sono testardo come un mulo. Da qualche parte di qua. Non riesco a capire dove, però. Ancora qui. Da un parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarla, ma solo preoccupato seriamente per la sua salute. La invito a recarsi in ospedale non appena avrà letto questa lettera, in quanto suo medico le consiglio vivamente di effettuare ulteriori accertamenti. Vaffanculo, ce l'ho fatta. Allora, il libro nell'area ricreativa, la stanza delle dissezioni e l'orologio a pendolo. Il libro nell'area ricreativa. Dov'è? Che libro? Questa è la. Quindi deve essere da ste parti. Sono quasi certo che questa sia l'area ricreativa, ma... Area ricreativa, sì. Non è che l'ho già trovato, no? No, non credo, dubito. Dubito fortemente. Qui avevo trovato solamente la cassetta di Mia. Bisogna parlare di una tempesta in arrivo. No, questo l'avevo già letto. Non so, ragazzi, proviamo ad andare un attimo. Forse l'avevo già trovata, questa era la prima testa che avevo trovato. Non me lo ricordo, onestamente. Proviamo ad andare giù adesso. Manco qui sono tranquillo più ora. Va bene, prendiamo le munizioni e andiamo. Munizioni pistola, cartucce per fucile. Solo tre. Brutta storia comunque, eh. Perché comunque il padre mi ha fatto sprecare un po' di munizioni. Cerchiamo di usare prima quelle della pistola, va. Visto che quelle del fucile sono più rare. E
andiamo a finire il nostro lavoro. Che ansia. Qua devo stare attento che ne sbuca uno. Stato e me lo ricordo, devo andare in quella stanza là, è chiusa dall'altro lato. Ok, va bene ragazzi, no grazie. Cerchiamo di eliminarli. Ma sentite, io uso il fucile, ma scusami, ma c'ho un'arma nuova. Ma perché mi devo sbattere? Bam! Così si fa! Dai, dai, che t'ho visto arrivare. Bam! Bam! E via, è un altro. Dai. Poi? Chi c'è? Cartucce, buono. Fluido chimico forte, va bene. Cosa serve? Ci vuole una chiave qui. Oh oh. Questa è stanza delle dissezioni. Dove trovo la chiave della stanza delle dissezioni? Ah no, quello è un... era il bauletto che devo aprire. Poi stanza di controllo, scorte, salone d'ingresso. Io sono sceso giù di qua, là non si può andare. Dispensa, cucina, sala da pranzo e soggiorno. Il garage ci siamo andati, la lavanderia ci siamo andati. Non c'è niente di pericoloso, sembrerebbe. L'unico problema è che non so dove dove trovare questa chiave. Dovremmo fare un giro, direi. Qui non vedo niente. Se avessi un coso di quelli che mostra gli oggetti, magari sarebbe più semplice, ma l'ho già utilizzato. Perciò. Che bello questo suono che fa questa poltiglia. Che ansia! Cazzo! Qui è dove abbiamo trovato la chiave dello scorpione, ma se non ricordo male non si va avanti di qua. Ci vuole la chiave del serpente qui. Tra l'altro decorate in maniera proprio sobria.
Ma non ho nemmeno Grimaldelli per andare a vedere di aprire quelle cose su. Se taglio questa poltiglia cosa succede? Niente, niente. Niente a quanto pare. Solo tanto rumore. Ah! Ehi, non me lo fai più. Ah, ok, basta che faccio così. Ok, ora qua spunterà quello dall'altra volta, ma lo voglio levare. Dai, spunta. Dai. Sono spunti. Non spunta più. L'altra volta era spuntato un coso. Uno di queste poltigliazze di merda. Vabbè. Si vede che l'ho già uccisa, boh. Beh, sono bloccato di nuovo, direi. Ehi. Madonna mia, mi sono cagato addosso. Sento un rumoraccio. Immagino sempre la chiusa dall'altro lato. Qui, oh, qui c'è qualcosa. Assolutamente nulla. Lucas, ho preso quel tizio che continuava a scappare. L'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra. Così non ci sfuggirà più. Tiralo fuori quando è il momento. Sai come aprire l'inceneritore, no? Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. 3A è un'impronta con la mano. 3A è un'impronta con la mano. L'inceneritore. Non capisco. È un'impronta della mano. C'è un codice? E soprattutto, è questo l'inceneritore? Devo trovare il modo per aprire quell'inceneritore lì. Sicuramente la chiave è lì dentro. William. Qua ovviamente non c'è niente. Io presumo siano questi gli inceneritori. Dai, chiudilo. Però non c'è niente qui. 3A è un'impronta con la mano. Impronta della mano. Qua c'è un cadavere. Che chissà se è morto davvero. Qua sotto niente, eh? Qualcosa che mi possa aiutare. Qua c'è un altro cadavere. 3A è un'impronta della mano. Questa è la stanza degli inceneritori, no? Stanza inceneritori, ti ricordi come aprirlo? 3A è un'impronta della mano. No? 3A è un'impronta della mano. A cosa si riferisce? C'è dall'altro lato. Niente, il muro. Ragazzi, non saprei. Mi lascia perplesso. Come lo apro? Perché non mi fa vedere nient'altro per aprirlo, scusami. Qua sotto non c'è niente. Qui neanche. Ti ricordi come aprirlo? Niente, ragazzi. Facciamo che lascio il video qui e lo continuo la prossima volta. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e trovate in descrizione il link per la pagina di Facebook, come al solito.
E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!